E siamo entrati nella seconda parte del nostro buongiorno di Catanzaro Centro. Vi ricordo Luigi Mussari in studio, andremo avanti fino alle ore 9 ed è anche iniziato il conto alla rovescia per questo storico evento della visita del Santo Padre Benedetto XVI alla Mesia Terme. Sono tante le persone che si stanno prenotando per essere presenti a questo appuntamento con la storia e che sono anche pronte a invadere il suolo lametino. Noi al telefono abbiamo un amico, un personaggio molto conosciuto alla Mesia Terme, che ho chiamato per parlarci di questo evento che c'è alla Mesia Terme. Buongiorno. Ciao Luigi, buongiorno a tutti, buona giornata. Come stai innanzitutto? Dalla voce non si direbbe che siamo al massimo, perché Ruggero Pegna ha una voce molto più calda, devo dire. Sono rauco, siamo anche abbastanza stanchi perché si sta lavorando di notte per fare in modo di arrivare puntuali a questo appuntamento che tu hai citato, del 9 ottobre, della mattina di domenica, quando il Santo Padre sarà lì nell'area Exir, che è stata intitolata proprio a lui, area Papa Benedetto XVI. Volevo chiederti questa visita del Santo Padre. Vabbè, le domande che vorrei farti sono tante, però cerchiamo di essere brevi. Come sai, in radio bisogna cercare di essere sintetici. Questa visita del Santo Padre, come è stata presa? Come un fatto folcloristico oppure c'è anche un po' di una questione emotiva dietro? Ma guarda, io vorrei non uscire fuori un po' dalle mie competenze e poi esprimerò anche un parere rispetto a questa tua domanda. La diocesi di Lamezia Terme mi ha affidato l'organizzazione affinché l'evento si possa svolgere nel modo migliore. Come la città ha accolto l'evento? Ovviamente ci sono sempre diversi punti di vista. I fedeli, i credenti sono, penso, davvero consapevoli che è un appuntamento storico, è un momento straordinario, è un'opportunità unica, quelle che nella vita veramente, basti pensare che alla Mezzia un Papa venne a celebrare una Santa Messa 900 anni fa, quindi la consapevolezza che si tratti di un appuntamento storico c'è. Poi è chiaro che c'è sempre chi deve ritenere che quando si investe nell'organizzazione di qualcosa ci sia anche dello spreco. Io penso che quando comunque si mettono in moto meccanismi di lavoro, da qualsiasi punto la si guardi, sono delle opportunità anche da questo punto di vista utili. Ci sono centinaia di giovani a lavoro, ci sono grandi professionalità, c'è una Calabria che spero domenica mattina mostri la capacità di poter organizzare e predisporre appuntamenti che sono di livello assoluto. E poi ecco, io mi auguro che ci sia per tanti invece un momento, diciamo, di vera comunione, un momento di aggregazione nel segno della fede, e penso che in Calabria ci sia bisogno di momenti di questo tipo. Sono d'accordo. Volevo dirti, vabbè, stavo leggendo su Facebook, ci sono dei commenti, però non so se sei la persona giusta per rispondere, però volevo dirti, una delle obiezioni mossa dai detrattori di questo evento è che alcune città per il Papa spendono di meno. Cosa mi vuoi dire in proposito? Ma io penso che spesso, e lo dico chiaramente perché faccio da 30 anni, organizzo eventi di tutti i tipi. Ora questo è un privilegio, quasi un regalo che mi è stato fatto, una cosa bellissima poter organizzare l'evento del Papa, però dico, in generale l'ignorante riesce sempre a trovare qualcosa da dire in merito a qualsiasi tipo di avvenimento che si organizzi, senza capire che spesso i veri sprechi sono quelli che l'ignorante non vede, proprio perché è tale. È facile dire l'evento musicale è costato qualche euro in più, è facile perché sono eventi talmente macroscopici, talmente in vista, che ovviamente sono intercettati anche da costoro, però poi i milioni di euro che effettivamente si sprecano perché non se ne sa l'utilizzo, perché probabilmente fanno parte di azioni politico-amministrative distorte, allora quelle cose
spariscono nel nulla, nessuno si pronuncia. Quando invece si produce qualcosa di positivo, puntualmente c'è qualcuno che deve dire che probabilmente quei soldi si potevano usare in modo diverso. A parte che per la Lamezia è una grossissima opportunità, che c'è un'area che finalmente viene rivitalizzata, rivissuta, è un po' l'area ex Sir, l'area delle grandi speranze del decollo della Calabria, non solo di Lamezia, che è stata per anni relegata a un ruolo di terra promessa. La possibilità che da questa terra nasca anche un'immagine nuova e si mandino messaggi importanti, e che in generale possa essere anche questa stessa area riutilizzata per grandi manifestazioni e grandi eventi, penso che sia qualcosa di positivo. Poi per lo spirito di un cattolico l'evento ha dei significati che nessuno può stare a giudicare sotto altri profili, se non quello dello spirito, quello dell'animo, quello di certe sensazioni che sono impagabili e davvero non hanno prezzo. Va bene, sono d'accordo, perché per questa visita è anche vero che sono stati spesi un sacco di soldi, ma la presenza del Papa in terra di Calabria valgono tanto. Molti di questi soldi sono stati spesi per abbellire la città in croci, cioè quei lavori che andrebbero fatti ogni giorno, cioè dovrebbe venire un Papa al mese affinché la Lamezia, ma la Calabria intera, secondo me, possa abbellirsi, possa diventare come lo sono città del centro e del nord Italia, belle, arredate, presentabili, pronte per una qualità della vita di un certo livello. Dovrebbe venire un Papa al giorno. Questi sono soldi che sono spesi, o meglio, sono investiti nel miglioramento anche della qualità urbanistica e urbana delle nostre città. Per Lamezia, anche da questo punto di vista, è un'opportunità. Io penso che davvero queste siano critiche che lasciano il tempo che trovano. Quali sono i servizi che sono stati messi a posto per la visita del Papa? Se dimmi qualcosa, mi riferisco soprattutto alla viabilità, al trasporto dei pellegrini. Sotto questo profilo si è preparata la Lamezia? Ma c'è assolutamente di tutto. Questura e commissariato hanno coordinato un piano dei flussi veicolari, pedonali, dei parcheggi, che è veramente meticolosissimo. Io mi auguro, e questo lo dico a tutti, nessuno si senta nell'imbarazzo di e nel timore di restare imbrigliato nel traffico e in problematiche di questo tipo. Chi ha voglia di assistere alla Santa Messa lo faccia, partecipi, perché tutto davvero è organizzato anche da questo punto di vista nel modo migliore. Un evento del genere non si può ridurre, certo, come diciamo prima, una valutazione economica. Io ti ringrazio, ti lascio, perché so che sei stanco, si sente dalla voce. Noi ci sentiamo. Più che altro mi sono preso una bronchitella, speriamo che vada via al più presto. Noi ci sentiamo onorati per la visita del Papa, anche noi di Catanzaro partecipiamo con tanto affetto. È una visita, è un momento per la Calabria, poi Lamezia ha questa sua posizione centrale, ha quest'area che devo dire finalmente è stata davvero scoperta, io ne ho parlato tante volte anche in passato anche per altri eventi, ha un'area che può ospitare davvero qualsiasi cosa e soprattutto centinaia di migliaia di persone nella più assoluta sicurezza. È unica probabilmente. Ti ringrazio, sei stato gentilissimo, buon lavoro, ti lascio al tuo lavoro, ciao, grazie, ciao.